Qual è il ruolo dell'azienda ospedaliera Cardarelli nella gestione della cronicità? Nell'ambito del progetto Sineos, la governance nella gestione della cronicità, il valore manageriale della sanità al Sud, oggi parliamo con Giuseppe Longo, direttore generale dell'azienda ospedaliera di rilievo nazionale Cardarelli di Napoli. Benvenuto, direttore. Salve. Direttore, iniziamo subito. Ecco, qual è il ruolo di un ospedale come il Cardarelli proprio nella gestione della cronicità? Sì, grazie. Il Cardarelli è l'azienda ospedaliera e quindi l'ospedale più grande dell'Italia meridionale e tra i principali a livello nazionale. Quindi ha un ruolo rilevante nella gestione della cronicità. Cronicità che in questi ultimi anni è in progressiva crescita e sta sempre assumendo un ruolo particolarmente rilevante. Il nostro ruolo è quello di fronteggiare principalmente le fasi dell'acuzia della cronicità, quindi di tutta una serie di malattie reumatiche, intestinali, neurologiche, addominali e quant'altro. Tutte le fasi acute vengono gestite dal Cardarelli, così come con una rete appunto ambulatoriale. Abbiamo l'opportunità di garantire l'assistenza. Il modello che teniamo è quello di una presa in carico con una gestione integrata e multidisciplinare. Bene, ecco, quali attività ambulatoriali e di elezione si possono mettere in campo per supportare il territorio proprio nella gestione della cronicità? Sì, è chiaro che è fondamentale il rapporto con il territorio, come è stato preannunciato, perché la cronicità è un insieme di patologie che hanno nel territorio un punto di origine e nell'ospedale, come abbiamo detto prima, la risoluzione delle fasi acute. Da questo punto di vista noi siamo fortemente aperti sul territorio e abbiamo una serie di ambulatori che riguardano malattie del sistema nervoso, cardiopatie, malattie epatiche, malattie polmonari, quindi l'insieme delle principali patologie, per fare qualche esempio più pratico e semplice, andiamo dalla broncopneumopatia ostruttiva al diabete, all'insufficienza coronarica, alle malattie neurodegenerative del sistema nervoso centrale, quindi sono diciamo, i grossi cavalli di battaglia dell'azienda ospedaliera con un numero molto alto in questo caso di pazienti che seguiamo. Solo nella Diretto, reumatologia seguiamo sì, tantissimi. qualcosa come circa 1500 pazienti. Ecco, direttore, proprio per questi numeri così alti, come ha fatto il Covid, ad esempio, a convivere con le liste d'attesa nell'azienda Cardarelli? Sì, è stata un'esperienza a dir poco drammatica, perché da un lato ci sono state le sospensioni delle attività. Nel senso per disposizioni sia nazionali che regionali, abbiamo sospeso le attività di ricovero, le attività ambulatoriali, tranne quelle per i servizi essenziali tipo l'oncologia, però sono state sospese per un determinato periodo di tempo. Così come la stessa epidemia con le misure restrittive tipo il lockdown non ha proprio permesso ai cittadini fisicamente di fare una scelta di accesso, ad esempio per prenotarsi. Per le prestazioni ambulatoriali. Quindi l'impatto è stato appunto quella di una vera e propria perdita sia di prestazioni, ma più che altro di impatto sulla salute del cittadino. Basti pensare ai mancati screening che sicuramente in questi anni lo pagheremo come numero purtroppo di nuovi casi di patologie. Ecco, direttore, come avete affrontato il tempo appunto che purtroppo hanno perso un po' tutte le aziende ospedaliere a causa del Covid all'interno sempre del Cardarelli? Come avete fatto a gestire questo Abbiamo ritardo? affrontato mettendo su un progetto,
un progetto che prevede sia il recupero delle prestazioni perse come lista d'attesa, e quindi abbiamo messo mano alle liste di attesa, e sulla base dei criteri temporali e di priorità clinica stiamo incrementando l'attività. Quindi stiamo potenziando tutti gli ambulatori, tutti i reparti, al fine di recuperare quanto più è possibile le prestazioni dalle liste di attesa. D'altra parte, sempre da un punto di vista metodologico, abbiamo cercato di capire qual era la perdita netta di prestazioni confrontando l'anno 2019, che era un anno non Covid, con l'anno 2020. E così abbiamo quantificato il numero di prestazioni, sia ambulatoriali che di ricovero, che per effetto del Covid sono andate perse. E quindi quello è l'obiettivo, il target di recupero del Cardarelli. Certo, bene, complimenti. Grazie direttore per essere stato qui con noi oggi, nostro ospite. Salutiamo Giuseppe Longo, direttore generale dell'azienda ospedaliera di rilievo nazionale Cardarelli di Napoli. Grazie. Vi ringrazio, grazie a voi.